tutti amici amici, ciao anche da Pupi e Renny. Vi dico la corrente che ci riceverà. Occhi mobili, forbice, 5 rotoli di carta igienica, una rotola di Stokkex, di Scottex, dillo tu, un rotolo di Stokkex, un rotolo di Scottex, pittura acrilica, pennelli, piacciono per mettere il colore, le nastre, delle strisce di pallolenci, due più fine e due più larghe, un cerchio di cartone pressato un po' più grande del rotolo di carta igienica e 5 cerchi larghi quanto la circonferenza del rotolo di carta igienica. La pistola a caldo, ma però useranno solo i grandi. Dobbiamo trovare 4 cartoncini di carta igienica e anche 4 cartoncini più grandi della circonferenza del rotolo di carta igienica, tutto del colore nero. Ok, vai. Mamma si è sbagliata. Bisogna pitturare 3 rotoli di carta igienica neri con la senza circonferenza del rotolo di carta igienica. Cerchio leggermente più grande del rotolo di carta igienica. Abbiamo pitturato di nero 3 rotoli di carta igienica. Il cerchio più grande della circonferenza un rotolo e 3 cerchi quanto la circonferenza del rotolo di carta igienica. Adesso dobbiamo pitturare 2 rotoli di carta igienica. Il colore di più che ci piace. Più 2 cerchi della stessa circonferenza. Andiamo a pitturare il centro dell'otolo più lungo del colore che abbiamo scelto prima. Andiamo a pitturare una parte di queste 2 del colore rosa pelle e l'altra parte di bianco. E questa è la cosa che dobbiamo ottenere. Quindi 3 cerchi piccoli della stessa circonferenza del rotolo di carta igienica neri, 3 rotoli della carta igienica neri, 2 cerchi della stessa circonferenza del rotolo della carta igienica del colore scelto. Io ho scelto il rosso. Vittoria ha scelto il lilla, Miriam ha scelto il rosso e Marco ha scelto il blu. Un cerchio più grande della circonferenza del rotolo della carta igienica. Il rotolo dello Scottex deve avere 3 colori, quindi il colore della pelle, il colore scelto e il colore bianco solo. Adesso dobbiamo attaccare tutto con la colla a caldo. Chi lo deve fare questo lavoro? Io! Non è la mamma! Ah! Le persone? Più grandi! I bimbi la possono usare questa? No! Mai! Solo che diventano grandi! Quando diventeranno grandi, sì! I capelli, gli occhietti e i baffi. Con la pistola a caldo, quindi lo devono fare i grandi o i piccoli? I grandi. Prendiamo la striscia più larga e facciamo
una piega quasi al centro e l'altra più in là del centro. E poi ripieghiamo, deve uscire questa cosa così. Questi li vado ad incollare qui sotto come se fossero i capelli. Faccio la stessa cosa con il pannolenci più fino. Piego un po', però questa volta così, non dritto. Ed ecco qua anche i baffetti. Poi mettiamo dei nastri per decorare tutto. Allora, si chiama così, ma non schiaccia le noci. Christmas tree, how richly God has decked thee. Ciao. Ciao, anche dalla renna e dal pupazzo di neve. Pupi e renni.